parlare va bene, va bene, va benissimo. Arriva sempre in ritardo. Hai dei tempi perfetti, eh? Io di solito sì, mi sono distratta perché mi piaceva questa canzone. Sei distratta perché lei chiacchiera, cioè, con gli ospiti, così. Cioè, quindi ti piace Cosmo, ti piace? Bravo. Mi piace Cosmo, in particolare mi piace, come dico, ripeto, questa canzone è perché mi ricorda un momento carinissimo, un periodo carinissimo che io ho passato in cucina. Proprio a vino lento, come dicevo era in prima. Castigo, era in castigo. Non ero in castigo, sto ancora imparando, e con Ivan Lago, appunto, che è stato chef per un periodo lì, noi ci divertivamo come dei pazzi, lui ci segnava il tempo, le cose da fare con la musica di Cosmo, allora, di altri cantanti, insomma, senti. Altra musica, però... Dato che qua siamo sull'altro profilo, sì. E ci sono quegli ascoltatori del giovedì e non quelli del martedì, salutali come solo tu sai fare. Ciao ascoltatori del giovedì. Che sono diversi, no? Perché ogni giorno c'è i suoi. Adesso vediamo di metterli tutti insieme, quelli del martedì e quelli del giovedì. È vero o no? Allora... Torniamo a bomba, voglio salutare, dicevo, chiudo così chiudo il discorso, tutto lo staff di Vino Lento, tutti, e appunto anche un altro, i due Ivan che ho conosciuto al Vino Lento, pensa che trio eravamo, Ivana. Il primo giorno sono arrivate lì e sembrava una presa in giro, invece era vero. È vero Giulia, sì, comunque così. Quindi un salutone a tutti i ragazzi e niente, poi continuiamo a lavorare naturalmente. E torniamo a voi, torniamo a bomba. Bomba non bomba. Bomba non bomba. Ma questi pallini, leggi, ciao ragazzi. Siamo sempre lì, questa pantomima sempre. Ogni volta, leggi che, tu, leggo io. Sai che io non ci vedo, mi fa fare. Non posso, io sto facendo la regia televisiva. Non stai facendo la regia televisiva, stai tenendo semplicemente una webcam, ma una guarda, cosa alla volta basta. Devi fare, è vero? Senza mani, guarda, senza mani. Eccola, allora. Giulia ci sta seguendo la diretta, hai visto? Poi c'è Pino, poi c'è Fabio, Calogero, Marco, Alberto. Alberto, Pierpaolo, Tommaso, ecco, leggi, Piero, sì. Marco, Adriana, sì. Diego, vai, Giusi, ecco. Rosario. Allora, quanta gente, ciao ragazzi. Poi voglio fare un saluto particolarissimo a Naja sempre, perché lei è il mio amore. Lei collabora con una Radio Crossover e ci sopporta. Le scrivo di notte, senti, facciamo la locandina, guarda che questa è lei. Cioè, noi così. Ci parliamo a quell'ora, quindi le do un bacio grande. E in pratica non dormite mai? Noi non dormiamo mai. Va bene. Beh, è bello, siete belle vispe però. È vero. Vispe Terese. Sì. Naja. Sì, sì. E poi niente, salutiamo tutti quanti naturalmente, un bacione anche a Stefano, un bacione anche a Adriana e via così. Torniamo a noi, dicevamo. Torniamo. Che fate? Che facciamo? Un sacco di cose, mi faccio curare le maestati, mi metto in mezzo e via. Che cosa state allora, combinando in questo noi, periodo? Tengo a precisare che nel nostro ambiente, nella nostra piazza, oltre alle mostre d'arte, abbiamo fatto anche dei concerti musicali, abbiamo fatto anche delle presentazioni di libri, abbiamo fatto anche molta beneficenza. Io volevo, esatto, vorrei mettere proprio un accento particolare su questo, perché proprio legato ai vostri eventi sempre, diciamo che il primo obiettivo è la beneficenza, e voi non lo dite mai, allora vorrei dirlo qui, perché è importante. È importante per tanti motivi, ci sono tante persone che hanno bisogno, che quindi in qualche modo voi con l'arte, è bello usarla in questo modo, l'arte, no? Con l'arte sì, riuscite a dare una mano. E poi c'è anche un altro progetto molto bello, io ho conosciuto delle belle persone, vero Enza, vero Silvano, cioè dei progetti belli che sì. Abbiamo realizzato e che avete realizzato. Abbiamo realizzato un'asta di beneficenza di borse vintage, abbiamo raccolto un centinaio di borse dove 60 artisti hanno partecipato
gratuitamente a trasformare queste borse in opere d'arte. Poi abbiamo fatto la beneficenza e abbiamo fatto l'asta e il ricavato è andato a finire per uno scanner vocale per un ipovedente. Poi questa, abbiamo... voglio dire, non è una cosa da poco, parliamo di una cosa reale, fisica. Sì, reale, materiale, ci sono anche tante altre, però a disposizione, questo non è mai stato pubblicizzato. Noi più di una volta abbiamo messo la nostra piazza a disposizione di alcune cooperative di ragazzi dove hanno disabili, non voglio fare il nome perché insomma, non abbiamo chiesto il permesso a loro di pubblicizzarlo. Però no, questo però è un concetto, certo. Ha fatto sì che queste cooperative hanno la possibilità di usare degli spazi diversi dal solito e i ragazzi si sono trovati benissimo. E tra l'altro dovremo adesso organizzarne un'altra e magari ve lo facciamo sapere. Eh sì, perché noi lo diciamo e difficilmente abbiamo coinvolto anche il pubblico che non ha problemi sociali di quel genere. Insomma, sono persone che hanno bisogno di essere seguite e quindi da educatori, e insomma, non sono persone autosufficienti. Però a me piacerebbe coinvolgere anche persone che non hanno nessun tipo di problema a viverlo insieme a loro nella nostra piazza. E probabilmente entro l'anno, no, probabilmente sono sicura che entro l'anno avremo una settimana da dedicare a loro e magari in questa occasione se ci aiuterai a sponsorizzare questo evento, sempre con il loro permesso. Certo, ma assolutamente sì, tu lo sai, non c'è problema, basta dirlo e lo diciamo assolutamente. Che tutti sappiano che ci sono anche tanti problemi. Viverli insieme è bello, non solamente che non voglio che rimangano sempre nascosti, ecco tutto qua. Comunque ci sono altri eventi. Ecco, per esempio. Per esempio, il mio manager lo può dire lei. Ecco. Allora, il giorno 28 c'è un'inaugurazione di una mostra Il Grido della Terra a Venezia, dove si vanno a partecipare. E quindi domani portiamo l'opera di Silvano a Venezia e il 28 ci sarà l'inaugurazione e in questa occasione sono 35 artisti che partecipano e tra l'altro tra questi c'è anche Silvano con un'opera che si chiama L'erba di casa mia, adesso sì. Noi non possiamo farvi vedere in questo momento, ma è un'opera un po' particolare. Ma come le opere di Silvano? Sì, in realtà. Allora, Silvano si è fatto spedire la terra dalla Puglia, lui è un pugliese. Infatti mia cognata quando ha spedito la terra mi ha detto, ma perché in Piemonte non c'è la terra? C'è, però. Però lui ha voluto la sua terra. Poi l'ha messa in una teca, ha piantato dell'erba e quindi si chiama L'erba di casa mia. E un tema così importante, il fatto di portarsi dietro la sua terra, le sue origini in questa maniera, ha catturato questa mostra che sarà adesso il 28, che è Il Grido della Terra. E quindi ha catturato la curiosità di questa mostra e quindi è stato invitato e andremo lì il 28 a Venezia. Poi successivamente abbiamo una mostra a Napoli dall'11 al 17 ottobre presso Palazzo Venezia e c'è un gruppo di artisti dove Silvano e io abbiamo organizzato questa mostra e partiamo tutti quanti insieme e si va a Venezia si va a Napoli. Stiamo facendo un po' di confusione. Si va a Napoli a Palazzo Venezia. Ecco. E poi oltre a queste ci sono tante altre. Ma adesso poi le diciamo anche altre cose. Queste sono quelle fuori. Sì, poi diciamo anche quelle dentro. Nel senso quelle che vanno nella nostra piazza. Sì, 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 assolutamente. Ora andiamo ad ascoltarci un altro po' di musica. Ascoltiamo una canzone. Questa canzone l'ho scelta perché quando faccio la scaletta, diciamo, per non ripetere poi sempre magari le stesse canzoni, anche se alcune bene o male si ripetono sempre perché sono quelle del momento, perché sono quelle un po' più allegre, eccetera, però prendo spunto un po' dalle cose che mi vengono in mente, eccetera. Allora, questa ve la faccio ascoltare, a parte che è bellissima,
ed è dedicata a quelli che sanno bene l'inglese e chi ha orecchie per intendere, intenda.